Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono oggi qui con questa mob su MW3 che vi avevo detto nel mio precedente video. Vi avevo chiesto appunto se la volevate vedere, mi avete risposto in due o tre di sì, quindi ve la porto. Non mi avete detto invece se volete vedere quella di model. Mi raccomando, ditemelo sotto questo video nei commenti, perché è davvero una mob veramente carina secondo me, presa col fucile a pompa un po' più schifosa di questo gioco, diciamo. Volevo dirvi un paio di cose in questo video perché, come avete visto, io ho fatto il video ringraziamento dei 100 iscritti, ma in quel momento, cioè io ero, vi spiego, ero in camera, ho detto vai, metto a caricare il video ringraziamento dei 100 iscritti, così guardo la posta, 100 mail di iscrizioni ai video, adesso siamo a 307 iscritti in questo momento, volevo veramente ringraziarvi tutti, in primis Spawners che è stato grazie a lui se ho raggiunto tutti questi iscritti in così poco tempo, perché per chi non lo sa ha caricato il mio video su Italian Overpower. Appunto, volevo ringraziarvi e volevo dire per tutti questi iscritti nuovi che magari non mi conoscono ancora un paio di cose, ovvero che io cerco di caricare un video al giorno, cerco perché molte volte, magari qualche volta a settimana, non ce la faccio a caricarlo per 1 o 2 giorni perché ho anche io degli impegni, ovviamente. Se il sabato e la domenica non li carico. Perché un sabato sì, un sabato no, non ci sono, e comunque il sabato e la domenica voglio un po', diciamo fra virgolette, rilassarmi e giocare un po', non sempre per gameplay. E comunque ho visto anche nei commenti del video di Italian Overpower che uno si è accorto che il mio emblemino lì in alto a destra è simile a quello di Alia, sarebbe un americano con 1.300.000 iscritti, insomma roba da poco, no? Ma non è vero, ma io non l'ho mica copiato da lui, manco sapevo che esistesse. Cioè, e poi non è mica simile. Il mio è triangolare, il suo è rotondo. Il mio c'è scritto Lori Sì, il suo Alia. Ma dai, a parte gli scherzi, io ho preso spunto da lui. Prima che mi diciate molto su questo, comunque sì, non penso proprio di doverlo mettere in descrizione su tutti i miei video per riconoscere che quella lì è stata una sua idea, perché c'ha tipo più di 1.300.000 iscritti in più di me, ecco, diciamo. E quindi no, niente, ve lo volevo solamente dire perché magari poi qualcuno se ne accorgeva, mi veniva a far notare questo fatto, ma se ce l'ho è perché lo so, ecco, diciamo. Niente, questo qui era una mob, come vi avevo già detto, un 42-2, una partita che ho fatto tanto per uscire un attimo da Black Ops 2. Ho provato a fare una partita su MU3 e la prima partita che ho fatto mi è uscita questa mob, a partita anche già iniziata. Volevo dirvi in questo video, secondo me, le differenze principali di MU3 e Black Ops 2. Una di queste che ho notato molto, soprattutto in questa partita, è che le partite su MU3 durano molto, molto di più di quelle su Black Ops 2. È un fattore molto positivo. Come vedete, qua c'ho una tripla cattura, ma la partita durerà un sacco di tempo rispetto a quelle di Black Ops 2, oppure è semplicemente lo stile di gioco un po' più veloce nel senso che si trova un po' più persone magari rispetto a Black Ops 2, questo ho notato. E soprattutto una differenza molto notevole è che su MU3 non c'è questo continuo rage quit da parte dei nemici, nonostante, come vedete, il mio alleato all'host, io ero in serie per la mob, non neanche uno quittava. È proprio una questione, non so come sia nata su Black Ops 2, che la gente ha iniziato a rage quittare in continuazione. Forse sono le serie uccisine un po' troppo forti, come i cani e lo sciame, che non si possono abbattere, ma li hanno anche depotenziati, ragazzi. Una cosa che secondo me non dovevano fare, perché già quittano tutti. Adesso che le hanno depotenziate, quittano uguale e fanno anche meno. E quindi è sempre più difficile portare dei ben gameplay su quel gioco. Stanno depotenziando di tutto e poi lasciano comunque delle armi molto forti. Infatti, oggi ho avuto una sfortuna su Black Ops 2 perché ho fatto, cioè, praticamente una giornata sfigatissima. Ho fatto perché ho fatto 99-15, cioè una kill al 100 più in uccisione confermata squadre multiple. Iscrivetemi nei commenti se la volete vedere, come se volete vedere anche la mob di model. Poi ho failato 3 volte la doppia nuclear, ma non che io ho preso la nuclear e poi io ho quasi preso la nuclear, cioè non sono riuscito neanche a prendere la nuclear, perché io molte volte vado per nuclear anche con i miei amici, no? Quante volte ho detto nuclear? Vabbè. E praticamente
Molte volte vado per quella ricompensa che si prende a 30 gunstreak. E con i miei amici ci mettiamo a chiamare WAV contrattacco e WSAT oppure WSAT AMP. E ci divertiamo, ecco, perché è anche un po' più divertente che andare sempre per 100 più. E però oggi, tipo, in 3 partite consecutive sono morto nella stessa partita, la prima volta 29, la seconda streak a 28, se anche nella partita successiva. Cioè, io dico, ho avuto una sfortuna oggi che vabbè, non ne parliamo, che mi arrabbia ancora di più, no dai. E comunque un'altra differenza principale, ovviamente, che saprete tutti, è che su Black Ops 2 non c'è la Moab. A me sinceramente è un po' dispiaciuto questo, perché è vero che la Moab portava a far cambiare lo stile di gioco della maggior parte dei giocatori, a giocare un po' più camperando, ma non è cambiato affatto questo. C'è sempre la gente che campera, che cerca comunque di chiamare lo sciame. Non c'entrava niente la Moab, ecco, secondo me. Perché comunque io vedo gente che campera per prendere un UAV, ecco. Mi fa anche abbastanza ridere questa cosa, ma è vero. E mi è dispiaciuto appunto perché dava un obiettivo in più a Black Ops 2. Pensate un attimo se magari quella nuclear che si prende a 30 gunstreak fosse stata una nuclear vera e propria che si potesse tirare. Ecco, fate un po' questa riflessione, come sarebbe stato questo gioco. Vabbè ragazzi, io vi lascio con questa piccola riflessione. Ecco, la partita è finita. C'erano anche degli italiani in questa lobby che non so se li sentirete, forse sì. Comunque abbasserò l'audio di gioco, che come vedete adesso li sblocco, perché mi piace sentirmi elogiato da gente che... No dai, basta dire stronzate ragazzi, il video è finito. Ricordate di mettere mi piace, di scrivere nei miei commenti se volete vedere la Moab col model e il 9915. Ciao a tutti.